Siccome quest'anno voglio rileggere, ecco che ho riletto questo libro dello scrittore italiano Ignazio Silone. Si intitola Uscita di sicurezza ed è stato pubblicato da Mondadori. Io ho un'edizione piuttosto vecchia, credo che abbia almeno una ventina d'anni. Non si tratta affatto di una biografia di Silone, semmai lo scrittore abruzzese ha messo assieme alcune riflessioni e articoli con le quali ha fotografato gli istanti forse più importanti della sua vita. L'incontro nel suo paese natale con un carcerato, quello con Don Orione, che per lui resterà sempre un caro ricordo. Un lungo articolo che chiude il libro dedicato al progresso, ai suoi rischi. La militanza comunista, il distacco dal partito, ma di certo l'articolo dedicato al progresso che chiude l'opera merita qualche parola di più. Quando lo scrive, ormai Silone è fuori dal Partito Comunista e osserva un paese che si è lasciato alle spalle la miseria antica, almeno quella più visibile, e corre verso il progresso, appunto. Le pagine che lui dedica al proprio paese in Abruzzo sono vigorose e semplici e riescono a rendere perfettamente l'atmosfera asfissiante di conformismo, di maldicenza e stupidità, di rassegnazione che vi si respira. Il ritorno che lui farà anni dopo tra la sua gente, che ormai lo ritiene importante e da lui cerca un aiuto per sistemare i figli in qualche posto pubblico, è triste, doloroso. È uno dei tanti esempi di che cosa voglia dire il termine progresso agli occhi della gente. Sistemarsi e non faticare più, fare i signori, come si diceva a quei tempi, senza doversi ammazzare di lavoro nei campi. La rassegnazione che per secoli ha marchiato quella gente non produce affatto un nuovo essere umano. Ora che lo Stato è diventato democratico, i partiti partecipano alla vita democratica, i sindacati alleviano le condizioni dei lavoratori e la scuola è per tutti. Niente del genere, ricorda Silone. L'uomo che lo scrittore abruzzese tratteggia è solo un essere che si disinteressa sempre più della politica e che bada solo al divertimento. Un autentico paradosso, quando i contadini del Fucino si ammazzavano di lavoro, trovavano un po' di tempo per partecipare alla vita della cooperativa. L'operaio che vive in città, che si sposta in automobile, in tram o in motocicletta, quando finalmente ha del tempo libero, lo passa allo stadio, nei divertimenti, nell'ozio. Partiti e sindacati sono frequentati solo se servono per sistemarsi ed essi si sono adeguati velocemente per non perdere iscritti, quindi potere contrattuale. Lo Stato sociale si è ammalato di burocrazia e clientelismo e invece di rimuovere ciò che impedisce al singolo di crescere, lo rende puerile, dipendente e capriccioso. E il singolo accetta ben volentieri questa sua condizione perché è comunque migliore di quella precedente. Silone conosceva troppo bene la vita di certe contrade per rimpiangere il passato. Per esempio, a chi parla dell'alienazione delle grandi città, lo scrittore dell'Abruzzo ricorda il laccio del vicinato meschino, ficcanaso, petulante, che nei piccoli centri rendeva impossibile la vita delle persone. La fuga dalle campagne di tanti italiani, erano le donne però a spingere a partire, non era solo per inseguire un tenore di vita migliore, ma per farla finita con una mentalità stupida e gretta che giorno dopo giorno avvelenava gli spiriti più curiosi, intelligenti. In città si poteva scegliere chi frequentare e chi non frequentare. La riservatezza era qualcosa di raggiungibile, si chiudeva la porta ed era finita. Silone consiglia di evitare ogni conclusione affrettata. Lui vede chiaramente i rischi, i pericoli di una società che produce conformisti, non cittadini. La scuola non è che un luogo, uno dei tanti, che sforna appunto conformisti. Le persone sono sempre meno interessate al bene pubblico e lo Stato è visto come una entità distante e nemica e per questo è bene derubarlo. Sia capitalismo che comunismo inseguono il sogno del benessere. Silone scriveva questo intervento quando Khrushchev affermava che ben presto l'Unione Sovietica avrebbe raggiunto nel benessere gli Stati Uniti d'America. A dimostrazione del tracollo definitivo di tutte le utopie in favore dell'abbondante piatto di lenticchie chiamato a pacificare ogni slancio o utopia. Nel benessere, nella rivoluzione, hanno reso l'individuo più consapevole di essere parte del medesimo gruppo, semmai lo hanno reso più annoiato o sospettoso.
Eppure Silone non è pessimista perché sa bene che l'inquietudine dell'uomo è più potente di qualunque anestetico elargito dal comunismo o dal capitalismo. La sfida è impegnativa, lunga, ma lo scrittore abruzzese è fiducioso che alla lunga emergerà contro questo mondo burocratico e privo di speranza un antagonismo capace di ridare fiato ai veri bisogni dell'essere umano. Un libro importante di un autore da riscoprire e rileggere assiduamente. Alla prossima e non per la gloria, ma per il.